Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questo grazioso gufetto portoggetti. E eh, guardate, la lavorazione è uguale da tutte e due le parti. Poi abbiamo un cappetto grande e un cappetto piccolo. Sfiliamo e lo apriamo e diventa un portoggetti. Quindi possiamo mettere sia soldi sia i nostri effetti personali, una, le cuffiette, possiamo inserire un paio di orecchini, possiamo inserire comunque eh, un rossetto, oppure utilizzarlo semplicemente come sacchettino, eh, bomboniera e riporre all'interno i confettini. Eh, lo possiamo fare dal colore, ad esempio, per una laurea, dato che il cuffetto, comunque porta fortuna, eh, farlo bianco e rosso oppure utilizzarlo come segnaposto, ad esempio, per un compleanno che ultimamente va di moda fare dei piccoli pensierini per le amiche. Il cappietto grande nella chiusura viene inserito nel cappettino piccolo. Guardate, e semplicemente tirandolo chiuderemo perfettamente il nostro gufetto. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più, vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram, Passione Uncinetto. E lì cercherò con delle storie e dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale. E in più, faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice all'insù. E ora andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò cotone giallo, cotone arancio e cotone bianco. Lo lavorerò con uncinetto numero 3, poi avrò bisogno degli de, di queste perline che utilizzerò per inserirli negli occhietti, quindi come, le pup come pupille, e un paio di forbici. Prendiamo il cotone bianco e facciamo un cerchio magico. Entriamo con l'uncinetto, ci tiriamo il filo e ci facciamo due catenelle filo sull'uncinetto entriamo nel cerchio e prendiamo il filo e lo tiriamo un pochino filo sull'uncinetto quindi siamo entrati per la prima volta le due catenelle non le dobbiamo calcolare quindi lo facciamo una volta questa è la seconda volta ci tiriamo il filo la terza, la quarta e la quinta. Quindi facciamo 5 gettati. Guardate, ci tiriamo il filo e chiudiamo. Facciamo passare il filo in tutte le asoline, comprese quello delle due catenelle. Facciamo una catenella per chiudere e una catenella aggiuntiva quindi abbiamo fatto il primo punto puff filo sull'uncinetto e lo rifacciamo quindi 1 2 3 4 5 tenete nel frattempo col, con il dito la parte che avete comunque tirato i fili prendiamo l'uncinetto facciamo passare in tutte le asoline il filo catenella per chiudere e catenella di separazione e abbiamo formato il secondo punto puff di questi punti puff nel cerchio magico ne dobbiamo fare in tutto 7 quindi facciamo il terzo insieme e poi continuiamo da soli 1 2 3 4 5 prendiamo il filo lo facciamo passare chiudiamo con una catenella catenella aggiuntiva e passiamo all'altro punto Dopo aver fatto i nostri 7 punti puff, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiriamo la codina del cerchio e lo stringiamo il più possibile. Rientriamo nella solina e ci chiudiamo qua. Guardate, vedete che c'è il primo punto in assoluto che si vede. Entriamo in questo punto. E ci chiudiamo con maglia bassissima quindi facciamo passare la maglia in tutte e due le asoline e abbiamo terminato la parte centrale. Ora sigilliamo. Quindi prendiamo questa solina, facciamo passare la lavorazione, guardate all'interno così e tiriamo il filo. Stringiamo, abbiamo chiuso questo giro e possiamo tagliare il filo bianco, tagliatelo più lunghetto così poi eh, con l'altro giro e quindi l'altro colore lo sigilleremo, lo lavoreremo. Ora infatti possiamo prendere il giallo. Qui abbiamo fatto la chiusura, andiamo qui. Nella catenella di separazione, poco prima dove proprio abbiamo chiuso, entriamo con l'uncinetto, lasciamo un po' di codina anche al giallo, così ce la lavoriamo. Prendiamo il giallo e ce lo tiriamo da questa parte. Facciamo sempre due catenelle che non conteremo, sono solo per rialzare il colore. Da il filo, filo sull'uncinetto. E qui dobbiamo fare sempre 5 gettati, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Facciamo passare il filo in tutti e 5, comprese le due catenelle. Catenella, catenella di separazione. Rientriamo nello stesso punto e facciamo un'altra nocciolina, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Facciamo passare il filo in tutte le asoline, catenella, catenella di separazione. E abbiamo creato il primo gruppetto di due punti puff nel frattempo qui abbiamo ci siamo lavorati in questa in questa nocciolina in, in questo gruppetto i nostri due fili ce li portiamo e li lavoriamo almeno in un altro punto qui quindi entriamo Nell'altro spazio, quello successivo, prendiamo il filo. Quando fate questa, questo lavoro, con questa mano, quindi con questo dito, tenete, guardate, abbassata la nocciolina, così che vi lavorate solo lo spazietto, senza prendere i fili delle no della nocciolina perché mi rendo conto che alcune volte magari sbadatamente si possono comunque tirare i fili. Quindi questo è il metodo esatto. Fate così e vi ritroverete comunque bene perché il lavoro vi scorrerà più facilmente. Quindi abbiamo fatto il primo gettato, continuiamo. 2, 3, 4 e 5. Facciamo passare il filo. In tutte le asoline catenella e catenella di separazione a questo punto le codine le possiamo tagliare così non ci daranno più fastidio e continuiamo la nostra lavorazione dobbiamo fare due noccioline quindi un gruppetto per ogni spazio che abbiamo entriamo nuovamente sempre tenendo la lavorazione così e facciamo l'altra nocciolina 2 3 4 e 5 facciamo passare il filo catenella Catenella di separazione. Ci dobbiamo lavorare tutti gli spazi facendo questo tipo di lavorazione, entrando direttamente e lavorando, proseguendo la lavorazione delle nostre noccioline. Dopo aver lavorato i nostri sette gruppetti, 1 2 3 4 5 6 e 7, ci chiudiamo qui non nella nella catenella iniziale, ma in quella successiva, quella di chiusura nocciolina con maglia bassissima. Ora qui Facciamo come abbiamo fatto poco fa per il bianco, facciamo passare la solina in tutta la lavorazione, stringiamo e tiriamo e stringiamo per bene. Dopodiché anche qui taglieremo il filo sempre più lunghetto così abbiamo modo di agganciarlo nel giro successivo. Prendiamo l'arancione, il colore arancio e lasciamo sempre la codina un po' più lunghetta. Prima di fare questo, però, c'è la codina iniziale e la tagliamo. Magari non eccessivamente corta, però la tagliamo così non ci dà fastidio nella lavorazione. Qui abbiamo fatto la chiusura. Dobbiamo partire dallo spazio precedente la chiusura. Quindi entriamo con l'uncinetto, lasciamo un po' di godina. E ci tiriamo il filo in questo spazio. Qui facciamo due catenelle. Che in questo caso io le conterò come prima maglia alta, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto prendendo guardate vado sotto la codina del dell'arancio così già lo inizio comunque ad agganciare dal primo punto e faccio un'altra maglia alta rientro e faccio la terza quindi tre maglie alte qui metto in corrispondenza della lavorazione le due codine rientro nelle. nello spazio successivo e lavoro una maglia alta. Filo sull'uncinetto, qui devo entrare sotto. Quindi devo entrare, qua c'è il punto, il gruppetto. Qui nella parte sotto quindi la prima maglia alta l'ho agganciata sopra la seconda l'aggancio qui quindi mi prendo il filo e lo tiro e faccio la maglia alta lo rifaccio per la seconda maglia alta e riscendo lì per la terza maglia alta quindi 3 maglie alte agganciate qui alla base delle noccioline. Guardate, spostate la lavorazione e dobbiamo rientrare nello spazio qui, guardate, nello spazio come abbiamo fatto la prima maglia alta, quindi lo spazio fra le noccioline. Rientriamo qui e facciamo una maglia alta. Quindi abbiamo fatto, abbiamo iniziato con le tre maglie alte, poi abbiamo fatto una maglia alta, tre maglie alte agganciate sotto e una maglia alta sempre nello stesso spazio. Le codine le abbiamo agganciate, possiamo tagliarle. E proseguiamo la lavorazione ora per tutti gli spazi successivi dobbiamo lavorare solo tre maglie alte normali quindi nello spazio delle in ogni spazio no delle noccioline perché stiamo lavorando sia all'interno del gruppetto e sia esternamente per ogni spazio dobbiamo lavorare 3 maglie alte senza catenella di separazione. Entriamo direttamente nello spazio successivo e facciamo le tre maglie alte: 1, 2, 3. Spazio successivo, 3 maglie alte. Arrivati qui alla fine, dopo aver lavorato 3 maglie alte per ogni spazio che avevamo, ci chiudiamo nella seconda catenella iniziale con maglia bassissima. Ora da qui in poi dobbiamo lavorare la parte degli occhi. Quindi cosa facciamo? Continuiamo nel punto successivo, entriamo direttamente facendo una maglia bassa. Nel punto seguente filo sull'uncinetto entriamo e ci lavoriamo una maglia alta, di nuovo filo sull'uncinetto nello stesso punto ci lavoriamo una maglia alta allungata, quindi entriamo nella prima asolina, tiriamo il filo e dopo ci lavoriamo la maglia alta in modo normale terzo punto sempre nello stesso punto, maglia alta normale. Quindi abbiamo lavorato una maglia alta, una maglia alta allungata, mi raccomando lavorando solo la prima solina in più e poi facendo la maglia alta e una maglia alta. Nel punto successivo, che è il primo del gruppo di 5, lavoriamo una mezza maglia alta una maglia bassa nel punto seguente e nel punto centrale sempre del gruppo lavoriamo una maglia bassissima da qui dobbiamo far partire il cappietto quello la grande perché io ho già fatto la l'altra parte e nell'altra parte ho lavorato 8 catenelle e ho creato il cappietto piccolo ora in questa parte dobbiamo creare il cappietto grande quindi qui non lavorate 8 qui ne lavorerò 16 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 e 16. Ho deciso questo di farvelo vedere di farlo più grandetto rispetto a quello fucsia che vi ho presentato, rientro nello stesso punto e faccio una maglia bassissima nel punto successivo. Faccio una maglia bassa e una mezza maglia alta nel punto seguente. Quindi ora ripeto quello che ho fatto da questa parte. In questo primo punto del gruppetto lavoro una maglia alta, nello stesso punto una maglia alta allungata, quindi faccio passare il filo nella prima asolina, poi riprendo, faccio passare in due e dopo nelle altre due sempre nello stesso punto una maglia alta normale qui nel secondo punto lavoro direttamente una maglia bassa e mi aggancio con maglia bassissima nel terzo punto del nostro gruppetto nella parte sottostante e ho terminato la lavorazione di questa parte del nostro guffetto guardate il cappietto la parte dove vengono inseriti gli occhi questa è la parte del naso che lasceremo almeno io lascio la, il colore che ho fatto nei bordi però voi se volete questi punti li potete anche con l'ago fare rossi quindi far passare l'ago da questo punto, quindi da questo, da, dal foro e agganciarlo nei tre punti qui e magari passargli il rosso. Ora abbiamo terminato le due parti e prepariamo l'occhio, quindi gli occhietti, e siamo pronti per unire il tutto. Prima di preparare il gli occhietti questo non l'ho come vedete l'ho agganciato con maglia bassissima ma non l'ho tagliato perché sempre con lo stesso filo di lavorazione poi faremo l'unione delle due parti quindi creeremo il nostro guffetto porto mettiamo in sospeso questa lavorazione prendiamo il bianco e ci creiamo l'occhietto che è semplicissimo facciamo un cerchio magico entriamo con l'uncinetto ci tiriamo il filo e facciamo una catenella dentro il cerchio lavoriamo 6 maglie basse 1 2 3 4 5 e 6 tiriamo il cerchietto, stringiamo, rientriamo nella solina e ci chiudiamo nel primo punto che abbiamo fatto con maglia bassissima. Ci rialziamo con una catenella, entriamo nello stesso punto. E facciamo una maglia bassa nel punto successivo. Ne lavoriamo 2 nel punto seguente. Ne lavoriamo 2 e lavoriamo così due maglie basse per ogni punto. La catenella iniziale l'ho voluta contare come maglia, quindi alla fine avremo 12. Maglie basse. Arrivati qui alla fine ci chiudiamo nella catenella iniziale con maglia bassissima e abbiamo creato il nostro cerchietto. Tiriamo facciamo passare la lavorazione, quindi la solina nella lavorazione. Qui c'è la codina iniziale, ecco, la leviamo e stringiamo stringiamo per bene e abbiamo terminato la lavorazione. Se volete cucire gli occhietti lasciate il filo più lunghetto e con lo stesso filo con l'ago li cucite se invece volete attaccarli o con un goccino di colla a caldo colla per tessuti potete comunque tagliare e levare il filo e poi attaccare la lavorazione quindi lo mettiamo nella parte dietro. Giriamo la lavorazione e tagliamo questi due fili. Non c'è bisogno di tagliarli cortissimi, perché poi intanto verranno attaccati alla lavorazione. Di questi occhietti ne dobbiamo fare due. Io l'altro l'ho preparato, sono perfettamente uguali e quindi ora possiamo procedere. All'unione del guffetto. riprendiamo la lavorazione da dove eravamo arrivati. Questa è la parte dritta. Ora prendiamo l'altra parte, mettiamo rovescio sul rovescio. E dr il dritto deve stare nella parte esterna. E lo affianchiamo alla lavorazione quindi i punti sono perfettamente uguali. Qui abbiamo il termine della lavorazione da questa parte e qui da questa. Dobbiamo andare a lavorare direttamente questo primo gruppetto. Quindi cosa facciamo? Allineiamo la lavorazione, entriamo con l'uncinetto direttamente nel primo di una parte e nel primo dall'altra parte. E facciamo una maglia bassissima entriamo nel secondo punto prendendoli tutti e due di tutte e due le parti e facciamo una maglia bassissima quindi ci muoviamo facendo una maglia bassissima per ogni maglia che abbiamo a disposizione prendendoli da tutte e due le parti quindi unendo la lavorazione Arrivati qui alla fine, abbiamo fatto l'ultima maglia bassissima. Nel primo gruppetto successivo alla lavorazione sfiliamo, facciamo passare il filo in tutta la lavorazione e stringiamo. Stringiamo il cappietto. Quindi terminiamo. Poi possiamo tagliare il filo e con l'uncinetto o con l'ago lo passeremo e lo agganceremo alla lavorazione stessa. Quindi in questo caso io lo sto facendo con l'uncinetto, lo potete fare tranquillamente con un ago e lo fate passare nella striscia di unione. Tagliamo la codina e abbiamo terminato il nostro buffetto. Ora guardate, dobbiamo applicare gli occhietti. Questa è la prova che facciamo per il cappietto. Guardate. Questo è fatto più lunghetto ed è più la larghetto anche questo qua che stiamo vedendo più piccolino. Questo che avevo fatto fucsia quindi questo qua. Ho fatto 6 catenelle in quello piccolo e 12 in quello grande. Quindi voi vi regolate a vostro piacimento per eh, le catenelle delle da agganciare quindi se le volete più lunghe potete fare queste che sono 8 e 16 oppure così lo volete più stretto un pochino più stretto qui fate potete fare tranquillamente 6 e 12 quindi continuiamo ora inserendo gli occhi io li inserirò con un goccino di colla a caldo inseriti direttamente nella parte dietro dell'occhietto lavorato. Prendiamo l'occhietto, prendiamo la colla a caldo, ne inserisco un goccino qui nella parte centrale. Non mi raccomando, non ne mettete tanta. Mettete la mano nella parte sotto e in corrispondenza qui nella parte laterale inseriamo il primo fate aderire e facciamo la stessa cosa da quest'altra parte inseriamo il secondo così ora prendiamo le perline guardate che sono eh, si attaccano se voi invece avete le perline normali oppure qualche altro tipo di decorazione la potete anche attaccare con un goccino di colla a caldo. Se utilizzate le perline le potete anche cucire. E le inserisco, guardate qui c'è il centro, poco più in là del centro. Quindi un pochino più spostate del centro. Così. Aggancio il mio buffetto e il buffetto portoggetti è pronto. Guardate che carino anche di questi colori, quindi vi potete sbizzarrire e farne tanti di tanti colori. Il video è terminato. Spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook o Instagram, Passione Uncinetto. Io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.